non si fa attendere la replica amareggiata e a tratti ironica del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente alle bordate del Movimento 5 Stelle. Fondata, assicura il sindaco, non solo su un'inchiesta archiviata che mi ha visto uscire pulito ed estraneo, ma anche su vere e proprie fake news. Non è semplicemente vero, infatti, assicura Cialente, che sto pagando i lavori di casa mia a rate di favore da 300 euro e mostra le fatture dei pagamenti da 1300 euro, non 300, come detto dai pentastellati, e di cui ne sono state pagate già ben 14. E fa riflettere, incalza Cialente in particolare, che una senatrice che ricopre il ruolo che fu di Benedetto Croce, in riferimento a Enza Blundo, si presse iniziative politiche fondate su articoli di stampa, a loro volta fondati su bufale. Siamo a livelli, a mio avviso, mafiosi, di consicari noti in questa città, e adesso non c'era alcun bisogno, no, di attaccare me, non sono neanche candidato, su una vicenda che mi ha visto prosciolto, su un'indagine stranissima. E adesso esce questa cosa, su un errore di un giornale addirittura viene ventilata l'ipotesi per errore. Io sto pagando 1300 euro al mese, molto faticoso, in 18 rate come avevo concordato allora, e ho quasi finito, grazie a Dio, mi mancano ancora 4 faticosissimi mesi. E la cosa che mi dispiace è che una senatrice importante in Italia, io credo dopo Benedetto Croce siano pochi altri senatori che hanno onorato Roma, qual è la serietà senza, come di un'interrogazione parlamentare per una sia stata indotta in venga tratto in inganno perché viene riportato per sbaglio anziché 1300 per forse un errore di battitura, è una cosa grave per l'istituzione. Bisogna dunque chiedersi chi e perché ha fatto uscire fuori intercettazioni di un'inchiesta archiviata nel bel mezzo di una campagna elettorale, conclude Cialente. La questione è un'altra. Si vota fra 26 giorni, 25. Un appuntamento importantissimo. Il centro-sinistra porta avanti e rinnova un grande progetto. La destra non ha elementi. La destra e i movimenti tipo 5 Stelle, non avendo niente, si stanno attaccando a niente.